Chievo 0, Roma 2, linea torna allo studio. 5 minuti, 30 secondi, saranno 3 i minuti di recupero. Inter che tiene alto il pallone sul settore di sinistra, dunque ultimi palpitanti minuti di questo campionato. Vediamo l'Inter sul settore di sinistra, cambiato, zona alta del terreno di gioco, dal lato corto tiene la palla lì, il giocatore interista è contrastato da due uomini del Siena, cambiato ancora, tiene la palla, il tocco all'indietro, ancora Inter con Chievo tra gli applausi del pubblico, il gioco per Samuel, adesso il Zanetti, il capitano, tocca il pallone per cambiato, vediamo ancora dunque la formazione interista, Milito, siamo vicino all'area di rigore, Milito alla pallone sul detto, falta la conclusione alta, oltre la traversa, il tutto al 46esimo, dunque mancano 2 minuti al termine del confronto, noi torniamo per un istante a Verona. Sì, eccomi qua, 2 minuti anche a Verona, attualmente la Roma ancora in vantaggio per 2-0, adesso c'è Pellissier in area, Pellissier per Bogdani, ma lascia a Jokic, Jokic che cerca un pallonetto, pallone che finisce sul fondo, linea quindi a Siena. Siamo al 46esimo e 30 secondi, c'è stato anche un cartellino giallo all'indirizzo della panchina dell'Inter, non abbiamo capito sinceramente all'indirizzo di chi, comunque si continua a giocare, siamo al 46esimo e 32 secondi nel corso del secondo tempo, Inter sempre in vantaggio per 1-0, decide il gol di Milito, messo a segno al 12esimo, attacca ancora la formazione interista sul settore di sinistra, e Pandev che tiene alto il pallone, si fa vedere Milito, eccolo servito dal compagno di squadra, Milito avanza, palla al piede, sta vicino al lato corto, pallone toccato fuori da parte della Siena. Sentirete ovviamente in sottofondo il pubblico dell'Inter, giunto in gran massa qui allo stadio Artemio Franchi di Siena, Inter vicinissimo al suo 18esimo titolo, c'è Milito che controlla la palla fuori dal terreno di gioco, andiamo un istante a Verona. Sì, eccomi qua, manca ancora pochissimo anche a Verona, la partita praticamente è finita, si sta giocicchiando a centrocampo, quindi interessa poco naturalmente ai giocatori in campo, ma tutto il pubblico sta cercando di capire cosa succede a Siena quando finisce la partita, manca ancora pochissimo alla conclusione, quindi se finisce così naturalmente lo scudetto viene assegnato all'Inter, come dicevo ormai non si gioca neanche più a Verona, linea Siena. E mancano 30 secondi al termine della gara, 30 secondi al termine del campionato e dunque l'Inter è vittimissimo al suo 18esimo titolo, cambiato sistema la palla della bandierina, calcio d'angolo in a favore dell'Inter, 47 minuti, 53 secondi nel corso del secondo tempo, Inter in vantaggio con il gol di Milito al 22esimo, lo scambio ancora tra i giocatori nerazzurri, siamo vicini al lato corto di sinistra, il fischio finale del signor Morganti. Sono le 16 e 53 minuti del 16 maggio 2010. L'Inter è campione d'Italia per la stagione 2009-2010. Conquista il titolo, il secondo per Mourinho dopo un campionato splendido, combattuto fino alla fine, giocato sul filo di lana, fino all'ultimo respiro. Merito anche della Roma, al quale vanno ovviamente i nostri complimenti. È il 18esimo titolo per l'Inter, quinto consecutivo con quello tavolino. È lo scudetto più sofferto degli ultimi anni, ma è arrivato in modo meritato dopo una stagione esaltante per i colori nerazzurri, alla fine ha vinto la squadra più forte, 24 vittorie e 10 pareggi e 4 solo le sconfitte per l'Inter, è lo scudetto di Giulio Cesar, 38 presenze in questo campionato, più di 4.000 minuti giocati, decisivo in moltissimi incontri, reattivo tra i pali, preciso nelle uscite, un mastino vero e proprio, è lo scudetto di Capitan Zanetti, 38 presenze, un combattente, Maidomo presente in ogni parte del campo, dall'inizio alla fine di ogni partita, uomo di stile e di classe, un grande giocatore indispensabile per lo spogliatoio nero-azzurro, lo scudetto di Lucio, colonna portante della difesa interista, 31 presenze, un gol di Maicon, 6 reti decisive, le sue sgroppate sulla fascia, stupendo il gol contro la Juve che ha dato i 3 punti all'Inter, lo scudetto di Samuel decisivo contro la Lazio nel match di ritorno, insormontabile difensore centrale, lo scudetto di Chievo, come dimenticare il suo gol all'Atalanta, di Stankovic, presente quando serviva, importante il suo gol contro l'Udinese, di Thiago Motta, giocatore duttile, impiegato 26 volte da Mourinho, quasi sempre all'altezza, di Montari, determinante contro il Catania a Milano, grinta e tenacia nelle doti di questo giocatore, di Cambiasso, 30 presenze, una diga a centrocampo, e poi come non dimenticare Wesley Sneijder, fantasista puro che ha delizzato le partite per quasi tutto il campionato, giocate sontuose per lui, punizioni perfette, tocchi d'alta classe, colui che per buona parte della stagione ha fatto la differenza nella formazione interista, e poi gli attaccanti, Eto'o, 32 presenze, 12 gol, molti dei quali determinanti, non a
ha fatto certo rimpiangere Ibrahimovic. E poi Milito, 35 presenze, 22 gol con quello di oggi decisivo, un giocatore sublime, i suoi gol insieme di arte e classe. E poi Pandev, da quando è arrivato ha dato un ottimo contributo al gruppo. E poi Balotelli, si è detto tanto di lui, ma non dimentichiamo che ha risolto gare importanti, pesantissimo, il gol vittoria contro il Chievo, è fondamentale il pareggio a Parma, deve crescere sì, ma questo scudetto è anche suo. E poi José Mourinho, due scudetti in Italia, 2008-2009, 2009-2010, allenatore di una squadra inaudita, metà scudetto è suo, in due anni ha fatto un signor lavoro portando l'Inter ai vertici in Italia, ma anche in Europa. E poi non dimentichiamo Materazzi, Santon, Cordoba, Crin, Mariga, Quaresma, Toldo, Orlandoni, Beleche, Arnautovic. L'Inter dunque è campione d'Italia in modo ovviamente meritato, ma merito va anche alla Roma che ha giocato un signor campionato. È davvero tutto dallo stadio Artemio Franchi di Siena. Noi ovviamente vi diciamo che fra pochissimo ci sarà la premiazione sul campo con la coppa ideata da Ettore Calvelli nel 1960, coppa alta 45 cm e che pesa 5 grammi di peso, che verrà consegnata all'Inter per poi, e poi ovviamente anche le medaglie d'oro per ognuno dei protagonisti nero-azzurri. Insomma, la festa dell'Inter può venire presto e festeggiamenti, siamo sicuri, si divulgheranno per le vie di Milano. Noi chiudiamo il nostro collegamento facendo l'in bocca al lupo all'Inter per la finalissima secca di sabato alla Bernabeu contro il Bayern di Monaco, ricordandovi che l'Inter ha battuto lo Siena per 1-0 con il gol di Milito al 12° e che nei nerazzurri si sono laureati campione d'Italia. Dunque complimenti, complimenti all'Inter, campione d'Italia 2010 da Siena da parte di Mirko Barzali. Grazie a tutti voi per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di serata. La linea allo studio. Grazie Mirko, tra un attimo anche il